Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Stefano aka The Mad Dog. Allora, siamo tornati ormai penso tutti dalle ferie estive e siamo tornati con l'aggiornamento World Update 6 per Microsoft Flight Simulator. Germania, Austria e Svizzera sono ora disponibili. Prima di parlare dell'aggiornamento in sé per sé però, volevo segnalarvi che qualcuno, me compreso, ha avuto problemi per scaricare questo aggiornamento, nel senso che lo store di Microsoft non segnala nulla, nonostante quando lanciamo il simulatore ci chieda di fare un aggiornamento obbligatorio. Sembrerebbe essere un problema risaputo e che infatti è segnalato anche qui. Ci sono, vedete, alcune problematiche inerenti appunto allo store. Leggendo un po' sul forum di Flight Simulator, io personalmente ho risolto in questo modo qui. Vi faccio anche vedere, magari qualcuno l'ha già fatto, però chi avesse il mio stesso problema può provare questa soluzione. Dallo store, ricerca, andiamo a scrivere Xbox. Vedete, c'è questa dicitura Xbox app che io ho già installato. Basterebbe quindi installare questa app qui, Xbox app. Dopodiché, una volta installata, la aprite, quindi la tenete aperta, chiudete lo store di Microsoft, dopodiché riaprite nuovamente lo store e in questo caso, facendo download e aggiornamenti, recupera aggiornamenti, vi dovrebbe trovare l'aggiornamento appunto per Microsoft Flight Simulator. Io ieri sera verso le 9:30 ho provato a fare questa operazione e mi ha aggiornato il gioco, infatti è la 1.19.8.0. Quindi provate, nel senso, se avete anche voi dei problemi. Io personalmente ho sentito un paio di amici che uno dei due infatti non riesce ancora a scaricarlo, nonostante addirittura ha fatto l'operazione che io ho detto io. Quindi speriamo che sia un problema relativo a Microsoft e che quindi prima o poi si sblocchi un po' per tutti. Quindi se qualcuno di voi non fosse riuscito a scaricarlo ancora, questa potrebbe essere un'eventuale soluzione. Ora parliamo invece proprio dell'aggiornamento in sé per sé. Ce l'aspettavamo da un po' di tempo, doveva uscire agosto, è stato rimandato a settembre. Come vedete, le solite istruzioni ormai non è più un mistero, sono sempre le stesse, nel senso che conviene sempre partire con una community pulita o quantomeno senza troppi fronzoli, perché potrebbero esserci problemi di stabilità e compagnia, quindi partite sempre in pulito, così siete sicuri che il simulatore parta quantomeno da solo e che non ci siano quindi instabilità o conflitti con la parte community che voi avete dentro il vostro simulatore, tutti i vostri add-on. La release note, come vi dicevo, è la 1.19.8. sono stati aggiunti, appunto, sono stati sistemati alcuni crash al desktop, che ce ne sono stati parecchi con l'update 5. Sono stati fissati i crash durante l'autosave nelle Bash Trip Mission. Il titolo può essere lanciato in safe mode, quindi per disattivare tutta la parte community, quindi è possibile lanciare, diciamo, il simulatore nudo così come sta. Fixed some scenarios where mandatory content was not downloaded or installed properly, quindi effettivamente è stato fissato anche la parte di alcuni scenari creati direttamente dal simulatore o comunque da quello che è presente nell'installazione. Hanno aggiunto le ARC 2108, hanno sistemato la VFR map, insomma praticamente avevano fatto un po' di giri, perché ripeto, il problema principale erano fondamentalmente i svariati crash to desktop che sono avvenuti in questo periodo con l'update 5. Hanno ovviamente sistemato Germania, Austria e Svizzera come elevation e come aerial imagery, hanno sistemato alcuni data di aeroporti. Sono stati poi, questa è una parte che mi interessava, nel senso che la maximum photogrammetry draw distance has been further increased e better management of low bandwidth Bing terrain, quindi è stata aumentata la distanza della fotogrammetria, quindi dovremmo vedere la parte di fotogrammetria più lontana in maniera più precisa, e anche una miglior gestione della banda, quindi la bandwidth è la banda proprio di rete
per quanto riguarda il caricamento del terreno vero e proprio da Bing. Cities at night are now more visible on the world map. Vabbè, ma questa è tutta roba che non ci interessa. Sono stati creati anche degli aeroporti ex novo, quindi Lübeck e Stoccarda. Tutti i vari punti di interesse, non sto qui a ad elencarveli tutti. Un bus trip, anche qui appunto altri aeroporti, altre landing challenge, altre cose fatte a mano, eccetera eccetera. Oh, questa è la parte più, tra virgolette, innovativa di questo aggiornamento qui. Off-screen terrain prey catching. Allora, è possibile abilitare, o meglio, impostare questa off-screen terrain prey catching direttamente dal PC sotto le opzioni grafiche. Definition of off-screen terrain is anything not currently visible behind the user. Quindi, ci sono tre sezioni disponibili. Abbiamo quattro settaggi: da low, medium, high e ultra. Ogni settaggio ovviamente comporta qualcosa. Partiamo dalla low. Questo settaggio, vedete, improve performance but loft of the rain data is streamed at a lower quality. Quindi fondamentalmente qui dice che avrete un incremento di performance, ma molti dati del terreno, quindi a livello anche di streamaggio delle texture, saranno in bassa qualità. Quindi ovviamente abbassate la qualità, aumentate gli FPS e così a salire. Quindi io personalmente, tenendo l'impostazione predefinita su high end, lui me l'ha messo a high e quindi lo lascio comunque così, perché mi sembra che comunque sia non crea grosse difficoltà a livello di frame, quindi comunque sia io personalmente l'ho lasciato in questo modo qua. Fate anche voi magari qualche test, vedete se durante un volo, magari, ecco, io la prova l'ho fatta su Francoforte, vi mettete sulla città di Francoforte, che comunque è tutta quanta fotogrammetria, e quindi potete tranquillamente fare i test come ho fatto io, quindi mettere high, mettere ultra, mettere medium e vedere un po' cosa cambia e se effettivamente gli FPS vengono impattati o meno. L'aggiornamento in questo caso è molto più piccolo, nel senso che abbiamo un aggiornamento mandatorio fatto quindi dallo store al primo lancio, che sono circa 3 giga, e poi gli altri, mi pare 5 giga, comunque vi metto le immagini qui a schermo, mi sembra gli altri 5 giga sempre per il world update, che dovrà essere scaricato all'interno del simulatore. Non solo, dopo questo aggiornamento qui gli altri world update saranno da aggiornare, non sono tanti giga di roba, però comunque sia c'è l'aggiornamento anche per gli altri world update che avete scaricato, se li avete scaricati ovviamente. Ora volevo farvi vedere, oltre a parlare di questa cosa qui, una piccola, diciamo, curiosità, se vi può essere utile, visto che io l'avevo vista su sempre su Flight Sim, che io personalmente ho reputato molto utile. Scusate che ve la vado a cercare, perché mi sa che non mi sono salvato il link. Allora, VATSIM, vediamo un po', eccola qui, vi lascerò poi il link in descrizione. Per tutti quelli che come me volano anche online, questo ragazzo ha creato un simpatico notepad scaricabile in due versioni, quindi single page e double page, che permette di, vedete, segnarsi tutte le istruzioni che ci forniscono dall'ATC. Quindi il call sign, lo stand dove partiamo, departure, arrival, il QNH, quando ci daranno poi l'ATIS se vogliamo segnarcelo, lo startup, l'initial climb, lo squawk che ci assegnano, taxi, runway, qual è il taxi, quali sono le taxi da utilizzare. Secondo me è veramente veramente comodo, perché effettivamente ogni volta scrivere su un foglietto così a buffo potrebbe essere, insomma, un po' controproducente. E poi così, secondo me, possiamo anche avere un repository, diciamo, dei nostri voli che abbiamo fatto, ed eventualmente appunto impilarli tutti insieme, insomma, quello poi potete decidere tranquillamente voi come procedere. Quindi questo era giusto un off topic riguardo l'aggiornamento, ma volevo segnalarvelo perché l'ho vista e ho detto, ma magari questo qui potrebbe essere effettivamente una buona cosa per quanto riguarda appunto chi vola online come me, sia su VATSIM che sui VAO, perché ovviamente le istruzioni saranno sempre le stesse. Vi lascio poi comunque il link in descrizione.
Tornando a noi, quindi, fondamentalmente, come va questo aggiornamento? Non lo so ancora perché, ripeto, l'ho scaricato ieri, ho fatto giusto qualche piccolo test. Considerate che ieri ho già visto su YouTube un titolo di un video, World Update 6 ha rovinato il mio simulatore, insomma, ha messo una sorta di uno screenshot con un palazzo che gli compare davanti alle nuvole, quindi... Come al solito, ragazzi, ci sono problemi, lo sappiamo che ci sono problemi, ci sono ancora tantissime cose che non sono state risolte. Secondo me non è stato ancora neanche risolto il problema che dicono del meteo, perché quello pure continua a essere un po' molto fantasioso, nel senso che sembrerebbe che piove quando invece c'è il sole e viceversa. Ci sono ancora parecchi bug noti, sicuramente anche per quanto riguarda appunto i crash, che a me personalmente non sono mai successi, ma ripeto, se l'hanno segnalati vuol dire che ci sono stati in parecchi. Dicono che hanno fissato il problema relativo alla reflection, quelle, diciamo, le grainy reflection, non mi viene il termine italiano, comunque quei puntini neri sui riflessi, dice che sono stati fissati. Io ieri ho volato al tramonto e comunque ancora ci sono, quindi secondo me qualcosa ancora deve essere fissato. Io spero soltanto che i vari aggiornamenti che stiano facendo, oltre a regalare comunque parte, diciamo, visiva, perché sì, sono belle le fotogrammetrie delle città, avere comunque tutta l'Europa, speriamo anche l'Italia, coperta con la fotogrammetria è bello, ma io spero che si focalizzino adesso un po' di più anche sui problemi che ci sono, quindi il problema del meteo, il problema delle performance, il problema dei crash, il problema della compatibilità di qualche cosa, il problema dei caricamenti, il problema, insomma, ci possono essere tante cose secondo me da mettere a posto. Comunque, in un modo o nell'altro, io spero che loro riescano a trovare la quadra, perché, ripeto, ci vorrà tempo, anzi è passato praticamente un anno e un mese, diciamo, perché è uscito il 18 agosto dell'anno passato, quindi in un anno sicuramente sono migliorati moltissimo, sono andati avanti bene, hanno reso secondo me il simulatore un prodotto validissimo, però c'è ancora tanto da lavorare. Speriamo poi che, come promesso e come previsto, durante questa fine dell'anno escano anche degli altri aeromobili, quindi dovrebbe uscire appunto il Quality Wings, forse dovrebbe uscire anche il PMDG entro fine anno, pare che abbiano trovato un po' di diciamo abbiano ridotto un pochino il tempo di uscita, forse riescono a farlo uscire entro fine anno, insomma, quindi già lì cominciamo ad avere qualcosa in più e quindi potrebbe essere sempre più fruibile anche per chi continua a utilizzare magari Premiere 3D, potrebbe essere una buona idea a quel punto switchare e passare su Flight Simulator, perché ripeto, secondo me, personalmente parlando, al momento non c'è paragone per quanto riguarda almeno il discorso visivo, il discorso puramente estetico. Quindi ragazzi, fatemi sapere un po' come è andato questo aggiornamento, se siete riusciti a farlo o meno, se ci sono stati problemi durante appunto questo aggiornamento. Noi ci sentiamo prossimamente con un altro video, passate una buona giornata e statemi bene. Ciao a tutti!